Ebbene sì, ci siamo. Siamo ritornati su Dissidia Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese. Io sono il vostro Gio e salve a tutti. Oggi giornata particolare perché, come ben sapete, è uscito Caius. È uscito Caius, personaggio amatissimo e ricercatissimo dalla community. Tant'è che addirittura era pure nato un meme all'interno della community che era il Caius Wen. Io ci ho fatto la battutina all'inizio quando uscì il report di agosto, proprio perché Caius rappresenta comunque uno dei personaggi più amati, tra virgolette, da parte della community, soprattutto giapponese, e quindi adesso che è qui presente immaginerete l'hype che si è accumulato in questi giorni. Partiamo subito dai banner come al solito, vi faccio vedere che abbiamo la settimana dove sarà possibile avere le gemme scontate, quindi dal 9-8, quindi a partire da oggi fino al 16 di agosto avremo la possibilità di acquistare le gemme scontate in base appunto ai vari pacchetti che ormai conosciamo benissimo. Viene reintrodotto il costume di Noel, quindi rerun del costume alternativo di Noel, che è abbastanza carino a dire la verità. Io non ce l'ho e non l'ho preso ai tempi, non lo prenderò neanche adesso, però devo ammettere che non è così male. Poi ovviamente abbiamo la notizia dell'aggiunta della nuova Feod, quindi la Feod numero 10, aggiunta esattamente oggi, che ovviamente andrò a fare successivamente per ottenere appunto i nuggets e per ottenere appunto i lingotti che mi servono per ottenere appunto un nuovo personaggio, una nuova arma e armatura a livello plus, quindi X plus. E poi successivamente abbiamo la notizia con il banner dell'evento di Caius, eccolo qui. Con Caius, ovviamente a disposizione 15 CP e armatura 35 CP in doppia copia all'interno del suo evento. E poi altra notizia, non da meno, che è appunto il suo banner. Banner esclusivo, ovviamente, dove abbiamo Caius in evidenza insieme a Noel, entrambi che prendono la X Plus, e poi Afmau sullo sfondo che possiede, cioè dove si può ottenere appunto 15 e 35 in rate up, come sempre, quindi classico banner, poi per il resto non abbiamo nient'altro da sottolineare. Ciò che voglio andare a vedere insieme a voi è innanzitutto la nuova Caos, voglio vedere l'animazione della nuova Caos che ancora non ho visto, anche perché se non sbaglio dovrebbero dare tra virgolette dei nuovi ex token, però non so se effettivamente qua. No, qui non hanno aggiunto niente praticamente, quindi è sempre la stessa cosa. Il perfect qui non c'è nulla da evidenziare. Ok, pensavo avessero aggiunto qualche cosa, a quanto pare no. Va benissimo. Ok, ci sta. Andiamo invece qui, perché appunto è stata aggiunta la Feod numero 10. Eccola qui, si sale e come per magia abbiamo Bahamut addirittura, Tiamat o Bahamut in base a poi come ovviamente lo interpretate voi, per me comunque può essere benissimo Tiamat, ma la forma mi pare assolutamente quella di Bahamut, anche se Bahamut forse è un colore un po' più grigio, no? Più tendente verso al colore scuro, mentre invece questo colore marroncino dovrebbe essere bene o male Tiamat, ma alla fine siamo sempre lì, quindi un boss di tipo drago. Andiamo a vedere quali sono i nemici. Sono tutti nemici praticamente draghi. Non vi è alcuna resistenza o debolezza di nessun tipo. Sì, qua fuoco e vento, però magico o fisico, diciamo, viene utilizzato sempre e comunque. Sì, vengono utilizzati comunque senza debolezze per quanto riguarda magico, fisico, eccetera, eccetera. Beh, questa non è una cosa malvagia, anzi, è una cosa a dir poco buona. Bisognerà vedere se effettivamente questi sono tutti draghi che tendenzialmente utilizzano attacchi magici, forse. Quindi io volevo andarci con Galuf,
dato che comunque ce l'ho disponibile, volevo andarci con Galuf proprio perché ho a disposizione il suo counter che si triggerà con gli attacchi fisici. Però questi draghi comunque ho l'impressione, ho la vaga impressione di averli affrontati comunque tutti, bene o male, e sono decisamente draghi che possiedono nei loro pattern più attacchi magici che attacchi fisici. Quindi diciamo l'evasione di Galuf, ok, ci sta, funzionerà sicuramente, però il counter non andrei a sfruttarlo appieno e questa magari è una cosa che sinceramente mi darebbe un po' fastidio. Comunque, non è un problema perché poi la farò per conto mio e vedrò il da farsi. Che cosa facciamo oggi? In questo video ovviamente facciamo cosa? I pull. Ovviamente andiamo a pullare sul banner di Caius. Come potete vedere, prima multi al solito gratuita. Possiedo 40.000 gemme, che non sono assolutamente poche. Possiedo anche 32 ticket. Tra l'altro c'è da dire anche che non ho ancora preso i ticket della Coop e i ticket delle Mastery di Noel. Quindi ho ancora parecchi ticket da prendere, che probabilmente tirerò off camera perché non vi faccio vedere altri ticket oltre questi, perché dovrei farmarli, dovrei prenderli e sarebbe un casino. Per cui cominciamo con i ticket, dato che qua comunque non ho molte gemme da spendere e in generale non ho tantissime risorse, perché sono comunque a 40k, senza scordare che ovviamente arriverà Diablos a breve, quindi avrò modo comunque di poter farmare qualcosa. Ah no, ma lei comunque non è Afmau, è Lise. Ok, avevo confusa. Quindi 15 di Lise che io ho già, quindi andiamo benissimo di ticket. Facciamo bene ad andare i ticket perché io Noel ce l'ho completo. Lise addirittura ce l'ho completa con la Hex, quindi non ho bisogno tecnicamente di spendere le gemme perché sarebbe quasi controproducente, no? In fin dei conti l'unico personaggio che mi manca da questa batch è Caius. Ed essendo comunque l'unico personaggio che mi manca, ovviamente pullare le gemme potrebbe essere abbastanza controproducente per me. Sì, da un lato farei le Power Stone, e sinceramente l'idea schifo non mi fa. Però diciamo che per fare Power Stone potrei benissimo aspettare altre occasioni e non per forza pullare su un banner che non mi dà nulla. Nessun connecting, tutte orb azzurre. Ovviamente la 15 CP di Caius io l'ho già presa dall'evento, quindi quella probabilmente sarà l'unica arma che tecnicamente non caricherebbe, non farebbe nessun caricamento all'interno ovviamente di questi ticket o in generale delle gemme, proprio perché già la possiedo. Anche se a dire la verità non stiamo trovando assolutamente nulla. Porum, tra l'altro è un sinergico dell'evento. Ho visto un connecting. Attenzione. Trollino addirittura, connecting trollino, mamma mia, proprio una mazzata. E vi stavo dicendo appunto che anche Porom, ho 35 di Noel, vabbè, Noel ce l'ho già completo, quindi anche Porom vi stavo dicendo che è sinergico dell'evento, quindi si ha la possibilità di farmare gli artefatti e tra l'altro non ve l'ho detto, ma io ho trovato anche la ex di Porom dai 20 ticket che avevano regalato l'altro giorno. Quindi li ho tirati su quel banner, ho detto 20 ticket ormai che faccio, non li provo, li provo. Visto che avevo trovato Jayang, ho detto sì, dai, li provo a buttare sti 20 ticket, vediamo un po' che cosa succede. E ho trovato anche la ex di Porom. Sono contento a dire la verità, perché Porom potrebbe essere una risorsa per il futuro. Ok, altra 15. Andiamoci a fare la
multi-free. Vediamo che cosa otteniamo dalla multi-free. Cambia 5. Monooro, bello. Monooro con la 15. Questa dovrebbe essere la 15 di Noel. Sì, esatto. Monooro con la 15 di Noel. Bah. Direi che non è il top. Non è assolutamente il top. Io, a dire la verità, non sono sicurissimo di voler pullare. È vero che ho anche Diablos, quindi posso farmare anche Diablos per in futuro pullare anche volendo sul banner di Jack. Però sinceramente pullare su questo banner non lo so, perché Caius ho visto che comunque è molto interessante, però non mi ha attirato così tanto, a dire la verità. Non sono stato attirato. Però magari facciamo le due multicine. Magari giusto così per ottenere qualche Power Stone in più. Che non mi farebbe schifo, dato che devo maxare ancora Shadow. E con la scusa magari maxo Shadow e poi con la Feod posso portarla addirittura viola. Che mi farebbe abbastanza comodo. Non ho contato. Ah, un'altra monooro, ottimo. Direi assolutamente ottimo. Molto probabilmente mi fermo sui 100 green token magari, giusto per prendere la Power Stone e poi basta, perché non credo di voler andare oltre. Non ho contato. Oh, 35. Ed ex di Caius. Non ci credo. Ex di Caius. Ex di Caius alla seconda multi. Anche la 35. Quindi ho già il kit completo di Caius. Ho già il kit completo. Va bene, allora a questo punto continuo a pullare. Vado fino alla Power Stone, visto che ormai ho trovato quello che mi serviva. Vado direttamente alla Power Stone, mi prendo la Power Stone e almeno ho il kit completo. E tutto ciò che accumulerò adesso lo conserverò appunto per Jack, dato che ho l'impressione che possano comunque farlo abbastanza forte, quindi è una piccola paura che ho. Ok, Power Stone. Anche la ex di Noel. Anche la ex di Noel, che vabbè, già la ex di Noel ce l'ho. Cioè, io praticamente avrei chiuso il banner così. Tecnicamente in quanto? 4 multi? Perché adesso faccio la quinta, no? Sì. Quindi in 4 multi, questa è la quinta, quindi in 4 multi avrei chiuso il banner già. Ok, così qua mi prendo la Power Stone. E poi dopodiché il banner. Oddio, cambio subito. E poi mi prendo direttamente la Power Stone, non ho bisogno di andare oltre. Oddio, altra ex di Caius. 15 di Caius, 15 di Lise, Ramza e Lise. Va bene, dai, ci sta un'altra ex di Caius. Oddio, un'altra ex di Caius. Va bene ragazzi, direi che mi posso assolutamente fermare qui. Mi prendo assolutamente la Power Stone. Ottimo, direi ottimo. Ne ho già 9. Quindi più quelle che ovviamente andrò a fare adesso, riuscirò sicuramente a max limit breakare probabilmente sia 15 che 35. Anche se a dire la verità di 15 ne ho trovate poche. Quindi non lo so effettivamente se me ne serviranno altre o addirittura no. Però direi che mi è andata benissimo, ragazzi, mi è andata veramente benissimo. Tutte queste risorse adesso, più quelle di Diablos, verranno accumulate per Jack. Per il momento penso possa essere tutto. Spero che a voi le pull possano andare allo stesso modo bene.
Fatemi sapere cosa avete trovato, se avete pullato e noi al solito ci rivediamo con un prossimo video.